Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti e ben arrivati a questa diretta di questa sera. Anche oggi continuiamo il nostro racconto sulla Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo iniziato, prima dei saluti, abbiamo iniziato con quel video drammatico che avete visto. È la guerra in Congo, non si tratta di immagini di oggi, ma sono immagini di qualche anno fa. Ma è ciò che succede in Congo e addirittura quelle immagini veramente non sono così cruenti come diciamo il dramma che vive la Repubblica Democratica del Congo da ormai direi 24-25 anni. Un conflitto questo, sapete, che ha fatto direi si parla di oltre 10 milioni di vittime, le stime più in alto parlano di 12 milioni e al ribasso parlano di 8 milioni. Voglio ricordare che circa 6 milioni di queste vittime sono state, diciamo, certificate, 6 milioni sono certificati dalle Nazioni Unite con il rapporto Mapping pubblicato il 1 ottobre 2010. E quindi veramente qualcosa di terribile di cui però non si parla, di cui non si parla. Ecco, abbiamo iniziato con quelle immagini lì, un po' per ricordare che in questo momento in Congo si sta continuando a morire. Vi ricordate la settimana scorsa vi ho parlato dell'appello, il grido del vescovo di Butembo Beni che chiedeva aiuto e diceva: ci stanno massacrando, uccidendo nel silenzio e nell'indifferenza. Ecco, questa cosa succede a Beni dal 2014. In questo momento si continua a morire. Addirittura ieri o ieri l'altro sono arrivati altri video, altre foto di corpi di circa 29 persone, non in una fossa comune, ma buttati così nella natura da qualche parte. Ecco, questa è la situazione che sta succedendo nella Repubblica Democratica del Congo. Da ormai così tanto, veramente tanto. È una situazione che non riusciamo più noi congolesi a spiegarci perché possa succedere tutto ciò nel silenzio della comunità internazionale. E poi c'è un altro fatto, c'è sì il silenzio della comunità internazionale. Ma voi sapete molto molto bene che lì abbiamo i caschi blu da ormai dal 99, ed è la missione ONU, la MONUSCO, la più imponente, la più costosa da sempre, 20.000 caschi blu. Ecco, quindi oggi non potrei iniziare questo momento quindi senza ricordare le tante vittime in questo momento, diciamo in Congo, ma anche voglio salutare di nuovo, prima di entrare nel vivo, voglio salutare tutti voi che mi state guardando. Vi chiedo veramente di scrivere qualcosa, di aiutarci, di condividere questa diretta. Ho avuto un po' di problemi all'inizio, quindi non sono riuscito a mandare, anzi mi hanno detto che tanti messaggi che ho mandato ieri con WhatsApp non sono arrivate, quindi aiutate taggando, facendo girare e in qualche modo anche dopo condividendo questo video, questa diretta. Dicevo, quindi voglio ringraziare tutti voi che siete arrivati qua anche stasera, sia che ci siete per la prima volta perché qualcuno vi ha segnalato, diciamo, questa diretta, sia che ci siete, per la seconda, la terza, la quarta, oggi la quinta volta, diciamo, ormai diciamo che siamo alla quinta, puntata. Quindi grazie mille e qui voglio anche, come l'altra volta, salutare tutti gli attivisti, in Africa, soprattutto in Congo, che stanno lottando, ma in tutto il mondo, ma in particolare in Africa, scusate, in Africa, che in questo momento stanno lottando. L'altra volta avevamo parlato di Mali, di Camerun. Oggi vorrei salutare i Sahrawi,
Vi invito ad andare un po' a informarvi sulla situazione del Sahrawi occidentale, quindi non dico tanto, oggi parliamo della Repubblica Democratica del Congo. Condividete quindi, invitate amici, chiamate, insomma, taggate gli amici e così, quindi diciamo, partiamo. Partiamo però con un riassunto veloce, super veloce, perché chi magari è appena arrivato qui, insomma, non rimanga spiazzato. Spero che. Ecco qua, subito ho un problemino perché veramente. Posso provare, lo spero. Spero di trovare. Scusate, sapevo che oggi. Proprio non dico non è giornata. Oggi è una bellissima giornata. Ce la faremo. Ecco qua, penso che ci siamo. Ecco qua. Benissimo. Non si è mai pronti, è abbastanza, non si è mai pronti abbastanza, però eccoci qua. Perfetto. Datemi segno che ci siete, che mi guardate, che insomma che tutto sta andando bene, che tutto sta andando bene, anche se ho qualche dubbio, scusatemi che devo verificare una cosa. Il bello della diretta, così dicono. Perfetto, ottimo. Ecco, vogliate scusarmi un po' per questo inconveniente, perché insomma è un po' così. Parliamo della Repubblica Democratica del Congo. Voglio ricordare che questa è la sua bandiera, quella che vedete. Quella che vedete è la sua bandiera. E il paese è grande 8 volte l'Italia, 2.345.000 km. 2.345.409, guai a dimenticare i 409.000 km quadrati, perché come sapete il paese è veramente molto in difficoltà, si sta tentando di dividerlo e per questo bisogna ricordare anche questi 409 km. Capitale Kinshasa, è una metropoli di circa 13 milioni di abitanti, la popolazione del paese sono 86 milioni di abitanti, 4 lingue nazionali, Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili, 9 vicini. Tutti che in qualche modo arrabbiati con il Congo, che vogliono i minerali del Congo, che vogliono un pezzo di Congo. E abbiamo 26 regioni, 450 etnie. 450 etnie sono veramente tantissime. Come vi ricorderete, abbiamo parlato della colonizzazione, abbiamo parlato delle lotte per l'indipendenza, abbiamo parlato di Lumumba, che diventò primo ministro il 20. No, il 20, il 30 giugno del 60 dopo l'indipendenza, dopo fu ucciso un anno dopo, neanche 6 mesi dopo, poi arrivò Mobutu, quello che appunto insomma ha ordito questo complotto insieme alla CIA, quindi Stati Uniti, Belgio e Regno Unito. E quindi Mobutu prenderà il potere e con il colpo di Stato il 24 novembre 1965. E governerà per 32 anni fino al 16 maggio 1996, quando è costretto a scappare il giorno dopo e morirà.
a settembre del 96 nel come dire, sì, in Marocco, sarà sostituito appunto da Laurent Désiré, questo è Mobutu, sarà sostituito da Laurent Désiré Kabila, che governa per pochissimo tempo, dal 97 al 2001. Cosa succede? Succede che nel 96 la comunità internazionale decide di abbandonare Mobutu. Mobutu rifiuta di lasciare il posto, era già malato. Così scelgono Kabila, gli danno i militari ruandesi. Voglio ricordare di nuovo: c'era stato il genocidio in Ruanda. Rimando alla puntata numero 4 della settimana scorsa, quando abbiamo parlato dell'invasione e dell'occupazione ruandese. Le motivazioni, quindi Kabila entra con i militari ruandesi Tutsi, questo l'ho preciso, quindi l'FPR, quindi Fronte Patriottico Ruandese di Paul Kagame, con i militari guidati da James Kabarebe, ve lo ricorderete e magari lo vedremo ancora. E soprattutto diciamo che in quell'occasione entra anche la persona di cui parleremo oggi, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila, che vedete lì, aveva venduto il paese, ma un anno dopo, quindi perché ha preso il potere nel 96, però no, nel 97, perché inizia, ecco qua, qualcuno mi ha scritto perché probabilmente hanno capito che ho confuso le date. Mobutu scappa il 16 maggio 96, Kabila, sì, Kabila. Oh, ragazzi, qua 97, scusatemi, perché la prima guerra comincia nel 96, ottobre 96, e Kabila arriva a Kinshasa il 16 maggio 97, scappa Mobutu, il giorno dopo Mobutu scappa, che andrà a morire in Marocco, come ho già spiegato. Quindi 96-97 è la prima guerra del Congo. Quindi il matrimonio tra Kabila, Laurent Désiré Kabila e il Ruanda, e voglio qui precisare di nuovo, i militari ruandesi erano molto stati, come dire, sostenuti anche da ribelli. Persone che vivevano in Congo, i cosiddetti Banyamulenge, ne ho parlato la settimana scorsa, magari poi ci ritornerò, che sono rifugiati Tutsi in Congo da moltissimo tempo, alcuni con la cittadinanza, ad alcuni Mobutu aveva dato la cittadinanza negli anni 70 e poi revocata, e questi qui, rifugiati, quando vedono appunto entrare l'FPR, quindi di Kagame, queste forze armate proprio costituite maggiormente di Tutsi, loro entrano proprio a farne parte. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato. E quindi Kabila, matrimonio dura praticamente un annetto, perché viene ucciso quando chiede ai ruandesi di tornare a casa nel 98. Quindi un annetto dopo 98 finisce il matrimonio, chiede a James Kabarebe, licenzia James Kabarebe, che era diventato ruandese, che era diventato congolese, capo di stato maggiore delle forze armate, gli dà il ben servito e gli chiede di tornare a casa. 2 settimane dopo chiede anche a tutti gli altri militari, soprattutto quelli di alto grado, e quindi parte di nuovo la guerra. Diciamo, nascono diciamo le ribellioni. Abbiamo parlato dell'RCD, quindi di Azarias Ruberwa, e poi abbiamo parlato del MLC di Jean-Pierre Bemba, e lì entriamo nella seconda guerra del Congo. Ve lo ricorderete, altrimenti per favore andate a guardare i video, magari anche li condividerò anche dopo, soprattutto il video della settimana scorsa della quarta puntata. Quindi, seconda guerra del Congo, Laurent Désiré Kabila viene ucciso il 16 gennaio 1998,
no, scusate, 2001, 2001, e viene sostituito dalla persona che vedete proprio puntata dalla freccia, Laurent Désiré Kabila, la persona di cui parleremo oggi, e quindi insomma, capiremo chi è, questa è la domanda che ci facciamo, chi è questo Laurent Désiré Kabila che è stato presentato come figlio di, chi è questo Joseph Kabila che è stato presentato come Laurent Désiré Kabila. Scusate, voi capite che veramente qua c'è una grande confusione. C'è Laurent Désiré Kabila, il padre, c'è Joseph Kabila, il figlio, figlio non figlio. Quindi scusatemi se veramente commetto degli errori, diciamo. Però spero di commetterne il meno possibile. Ma anche per le date, perché veramente non è molto facile ricordarsi un po' tutte queste informazioni. Prima di parlare di questo signore qui, che governa dal 2001 al 2000, più che 18, 19, perché le elezioni avvengono nel 2018, però chi arriva dopo prende il potere nel 2019. Prima di andare avanti, vi vorrei riportare, vorrei portare un po' in Congo con una canzone, come ormai un po' siamo abituati, una bellissima canzone di una signora. Oggi cominciamo con una signora, l'altra volta ho cominciato con un cantante, oggi comincio con una cantante. Oggi vi presento, vi parlo di Mbilia Bel. Mbilia Bel, magari congolese, ditemi com'era. Come si chiama, perché è ancora in vita, come si chiama, qual è il suo nome vero, il nome d'arte è Mbilia Bel. So che nasce nel 59, a gennaio del 59, viene scoperta da San Manguana, viene scoperta da San Manguana, ma la stragrande maggioranza dei congolesi, la conosceranno, diciamo, con la canzone Yambanga, Yambanga na ye maboko polele, quando fu presentata al pubblico da Rochereau Tabouley, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ecco, quindi ecco qui uno spezzone proprio perché è una canzone abbastanza lunga, taglierò un po'. Di Mbilia Bel, la canzone si intitola Nakei Nairobi. A voi, Mbilia Bel. Thank you.
Eccoci qua di nuovo, scusate, ma le canzoni congolesi sono veramente così, sono veramente così. E, beh, torniamo quindi alla nostra, al nostro argomento. L'argomento, come ho detto, l'argomento di oggi è questo signore, Joseph Kabila. Spero veramente di non confonderlo di nuovo, no? Joseph Kabila, chi è costui? Chi è questa persona? Joseph Kabila, in realtà si sa veramente poco. Si sa veramente poco di lui. È un po' come un agente segreto. Sappiamo che arriva in Congo nel 96-97, però ufficialmente vedrete, quindi c'è una versione ufficiale e c'è una versione ufficiosa. Ufficialmente Joseph Kabila nasce a Hewabora, che è una piccola località. Sinceramente io l'ho cercata su Google Maps senza mai trovarlo, però dicono che si trova vicino a Fizi, nella provincia del Sud Kivu, ecco, così dicono che è nato lì il 4 giugno 1971, quindi ha 2 anni meno di me. Si dice che è figlio di Laurent Désiré Kabila, perché appunto vi ricordate che Laurent Désiré Kabila muore, riguardatevi la puntata 4, muore, cioè viene assassinato, colpo di stato militare. Il giorno dopo ci presentano questo signore qua, che in realtà era già generale, addirittura credo capo di stato maggiore, dopo che insomma che Kabila stesso l'aveva nominato, diciamo. E questo signore, vedete, il piano è partito da molto molto lontano, e quindi figlio di Laurent Désiré Kabila e della signora Sifa, si dice che ha una sorella, Jeannette Kabila, sorella gemella. Addirittura pensate che per un po' di tempo le date di nascita di questi due qui, Laurent Désiré Kabila e Jeannette Kabila, su internet erano diverse, eppure si diceva che erano gemelle. Dopodiché hanno in qualche modo unificato tutto quanto, quindi diciamo che ha questa sorella, ma avrebbe anche tanti altri fratelli, presumo anche sorelle, da più madre, diciamo un po' così. Ma quello che noi sappiamo è che alcuni figli di Laurent Désiré Kabila, quelli biologici che conosciamo, sono in esilio. Ecco, questa è una cosa importante da dire.
Allora, lui è sposato, questa non è una cosa ufficiosa, ma è proprio ufficiale, è sposato con Olive Lembe e pare abbiano due figli, una figlia e un figlio, ecco. Ufficiosamente, Kabila non sarebbe figlio di Laurent Désiré Kabila. Non sarebbe il figlio di Laurent Désiré Kabila e non si chiamerebbe Joseph Kabila, bensì Hippolyte Kanambe Kazemberebe. Devo pronunciarlo bene, lo devo trovare il nome come è scritto correttamente. Lo devo trovare, ma qui comunque ritenete Hippolyte Kanambe, perché come vedete il signore, vedete la foto qua che sto puntando, vedete Laurent Désiré Kabila e un signore che si chiama Kanambe. Questo si dice che era un amico di Laurent Désiré Kabila con cui hanno combattuto, il ruandese Tutsi, che quando è morto ha lasciato la famiglia, la moglie, la fidata, così come i figli, al suo migliore amico. Ecco, quindi la signora Sifa diventa una delle mogli di Laurent Désiré Kabila, così come il figlio diventa, vi ho spiegato l'altra volta che io sono cresciuto da mia sorella, chiamavo mia sorella mamma, mio cognato lo chiamavo papà. Ecco, quindi questo però non fa di me figlio di mio cognato o figlio di mia sorella. Quindi è un figlio, diciamo, semi-adottato, semi-adottivo di Laurent Désiré Kabila. Ce l'hanno presentato così come figlio e si racconta che ha fatto gli studi presso l'università di Washington International University e Makerere University, quando si sa che proprio non ha studiato, almeno non a livelli universitari. Testimonianze che abbiamo, persone, raccontano quelli che l'hanno conosciuto perché è cresciuto in Tanzania, affacciava il tassista in Tanzania. Poi dopo ha raggiunto l'FPR, quindi il Fronte Patriottico Ruandese di Paul Kagame, quando quindi preparavano l'invasione. L'invasione quindi dell'allora Zaire. Ecco, così entra anche lui, quindi tra 96 e 97, attenzione, 4, neanche 5 anni dopo, diventa presidente di questo paese. Da noi si dice chance è loco pamba, cioè la fortuna è qualcosa che si può, cioè è nulla, insomma, vedete, ci sono delle persone proprio così. Così fortunate, non voglio neanche dire fortunate, sono stati i congolesi che hanno venduto il proprio paese, Kabila in primis e poi gli altri. C'è una foto che state vedendo della prima guerra del Congo del 96-97 con questo altro assassino di cui vi ho parlato la settimana scorsa, James Kabarebe. James Kabarebe, che era penso un colonnello, ma comunque un militare ruandese dell'FPR, quello che ha guidato le forze armate ruandesi, no? Massacrando prima i Hutu e poi tanti congolesi, quindi per un anno fino a Kinshasa. Lui ha guidato praticamente le forze armate ruandesi, la FDL, diciamo, quell'alleanza di liberazione che aveva a capo il Ruanda, quindi insieme a Uganda e Burundi, e lui che comandava, che guidava. Kabila direi non contava perché era soltanto la marionetta messa davanti a questa avanzata. Quando arriva a Kinshasa, vi ricordate, diventa congolese, viene quindi elevato al grado di generale, poi dopo generale capo di stato maggiore. Vedete questa foto dimostra la vicinanza con questi due qua. Li vedete molto bene.
Quello dopo, la foto dopo, vedete alla destra c'è James Kabarebe e appunto Paul Kagame, il presidente dittatore del Ruanda, quello veramente all'origine del conflitto, dell'occupazione in Congo. Ovviamente non poteva fare tutto ciò senza i suoi padrini, gli Stati Uniti, Regno Unito, Canada. Se volete, diamo i nomi di chi l'ha aiutato. Bill Clinton, ok, per gli Stati Uniti. Dall'altra parte, non ricordo chi era, non cancelliere, comunque premier in Inghilterra, ma comunque sappiamo dell'amicizia che dura fino ad oggi con Tony Blair. Ecco. Quindi questi sono nomi, sono cose che trovate nei libri o anche su internet, ormai se ne sta parlando. Ricordate il genocidio come è iniziato in Ruanda. Poi è continuato con il genocidio dei congolesi. Ecco. Ecco, quindi come vedete, questi due signori qua si conoscevano da molto tempo, così come questi due si conoscevano anche da moltissimo tempo. Tant'è vero che quando James Kabarebe torna in Ruanda, ritorna ruandese, se mai avesse perso la cittadinanza ruandese, no? Poi diventa generale e poi ministro alla difesa. Tornando un pochino, non neanche tornando indietro, abbiamo già parlato della morte di Laurent Désiré Kabila. Saltiamo subito perché comunque Laurent Désiré, comunque Joseph Kabila, è entrato durante la prima guerra del Congo, ma ha governato anche nella seconda parte della, come dire, della seconda guerra del Congo, quella guerra che ha visto sette paesi africani trovarsi sul suolo congolese o zairese, quindi anzi congolese perché Laurent Désiré Kabila aveva cambiato il nome, e quindi in Congo avevamo la Namibia, lo Zambia, Angola, Chad dalla parte del Congo e Ruanda, Uganda e Burundi. E dall'altra parte, e dicevo che Kabila Joseph governerà anche nella seconda parte, quindi dal 2001 al 2003, quella seconda parte della seconda guerra del Congo. Da notare di nuovo la presenza della MONUSCO, cioè MONUC, poi è diventato MONUSCO, cioè la missione ONU. Composta da 20.000 casche blu, la più imponente, la più costosa da sempre, in Congo che non fa praticamente nulla, è parte del problema addirittura. E questo avviene con l'accordo, diciamo, dopo l'accordo di Lusaka a luglio del 99, ovviamente c'è stata una risoluzione dell'ONU, chiaro. Poi ricordiamo che nel 2003 diciamo, finisce, diciamo, un po' ufficialmente la guerra in Congo, ma ufficiosamente la guerra va avanti fino ad oggi. La guerra finisce con l'accordo di Sun City in Sudafrica, che sancisce la nascita di un governo di transizione con Kabila, che era già lì dal 2001. Quindi inizia un governo di transizione 1 più 4, quindi lui più 4 vicepresidenti, 2 dell'opposizione e 2 dei gruppi ribelli. Vi ricorderete, ne ho parlato, Azarias Ruberwa, quello del RCD, e Jean-Pierre Bemba, che sono i due che vedete qua. Questo è Azarias Ruberwa e questo è Jean-Pierre Bemba. Ecco, vedete di nuovo anche lì sotto la presenza dei caschi blu. Ricordo veramente come dire, il bilancio veramente pesantissimo, pesantissimo di questa guerra, la seconda guerra del Congo. Parliamo di almeno 5,4 milioni, cioè 5 milioni e 400 mila vittime, no? Nella guerra o comunque per conseguenze della guerra, centinaia di migliaia di
profughi interni. Il Congo è il paese con più profughi interni. Questa è una cosa che bisogna anche ricordare quando si parla di profughi, no? Ci si dimentica veramente il Congo, eppure veramente questo paese è il paese con più profughi, diciamo, interni, profughi interni. Allora, arriviamo al 2005, quindi capite, Kabila viene in qualche modo legittimato nel 2003 con questo governo di transizione. Stiamo adesso parlando già della, diciamo, della presidenza di Kabila. Voglio ricordare che arriva al potere 2001, è nato nel 71, quindi a 30 anni, non compiuti, non compiuti, 29 anni qualcosa, quindi diciamo 30 anni. Forse il più giovane presidente, no? Il più giovane presidente nel mondo, sicuramente in Africa lo era. Ecco, bisogna però lavorare per legittimare ancora di più Kabila e anche, diciamo, i movimenti ribelli, cioè l'RCD, che era entrato ormai a fare parte del governo, ma anche il movimento MLC, Movimento per la Liberazione del Congo, quello di Jean-Pierre Bemba. Il Ruanda continua però a controllare il paese, probabilmente non tutto, sicuramente tutto l'est, no? Immaginate che in alcuni momenti della seconda guerra del Congo, chiamare Goma, bisognava fare il prefisso del Ruanda. Praticamente non c'era più, come oggi probabilmente, ma non c'era più la dogana, non c'era più la frontiera. Quindi c'è stata una infiltrazione a tutti i livelli, quindi nell'economia, soprattutto nelle forze armate, perché ricordate che i militari ruandesi che erano entrati, molti sono entrati a fare parte delle forze del FARDC, le forze armate congolesi, non sono ripartiti, sono rimasti lì all'est e mai hanno accettato di essere mandato a lavorare altrove nel paese, nel Congo. Ecco, quindi per fare sì che il Ruanda continuasse come dire, a governare, a controllare il Congo, voglio ricordare che Joseph Kabila arriva dal Ruanda. Noi non abbiamo testimonianza di sua presenza in Congo prima del 96. Non c'è, non c'è, non c'è. Ufficialmente è nato in Congo, ufficiosamente noi sappiamo che è nato all'estero da genitori stranieri ruandesi, no? Ecco, sappiamo che entra in Congo nel 96, quindi arriva da lì, ha fatto parte dell'FPR ruandese. Ecco, quindi lui ha continuato a lavorare proprio per il Ruanda. Chiedo ai connazionali congolesi, anche voi italiani, siamo tutti connazionali, ma preciso congolesi, se c'è qualcosa che magari mi ricordo, scrivete, no? Scrivete i nomi, aggiungete, perché magari durante la pausa musicale posso leggere che magari c'è qualcosa che mi dimentico che di importante, no? Ecco, per legittimare, ma soprattutto come dire, radicalizzare un pochino la sua influenza, bisognava preparare le elezioni, perché ovviamente tutti chiedevano elezioni, elezioni, no? Ecco, bisognava preparare le elezioni, ma prima di questo bisognava scrivere una Costituzione. Ecco, nel 2005 fu scritta una Costituzione che fu promulgata l'anno dopo, quindi a febbraio del 2006, ma diciamo che questa Costituzione fu un grandissimo imbroglio ed è ancora in vigore. Fu un grandissimo imbroglio. Si distrusse una bellissima Costituzione che c'era prima e soprattutto
fu fatto in modo da contemplare, aiutare l'integrazione di quel gruppo etnico, se possiamo chiamarlo così, che si fa chiamare, noi non lo chiamiamo, si fa chiamare Banyamulenge, che non sono altro, se lo dirò fino alla noia, ruandesi, tutsi, in Congo dagli anni 50 e qualcosa, profughi, alcuni venuti comunque con i colonizzatori per lavorare. È normale spostarsi, è normale con le guerre che ci sono state in Ruanda e Burundi, è normale con il genocidio, no? Spostarsi con le guerre. Quindi è così. Ed è normale se si arriva in un altro paese dopo un po' di tempo chiedere la cittadinanza. Ma queste persone non hanno mai avuto regolarmente la cittadinanza in modo individuale. Ecco, anche perché essendo profughi arrivati con l'UNHCR non hanno questo diritto. Mobutu decide di dare loro la cittadinanza negli anni 70, ci ritorna sopra dopo, cancellando tutto, ma loro continuano a dire: noi qui siamo, da qui non ci muoviamo. Nessuno li vorrebbe fuori, credo, almeno fino adesso. Oggi però dal 96 hanno dimostrato di essere veramente nemici del paese, perché hanno partecipato all'uccisione del popolo congolese. Non voglio generalizzare, non voglio generalizzare, non generalizzo mai quando parlo del Ruanda, quindi i ruandesi. Stiamo parlando del regime di Kagame, delle sue forze armate e della sua gente, no? Militari e altri, anche quando si deve parlare dei Banyamulenge, cosiddetti Banyamulenge, no? Non bisogna generalizzare. C'è qualcuno che addirittura in questo momento sta dicendo, chiedendo a quelli che continuano a chiedere un pezzo di terra in Congo per loro, ci sono quelli che continuano a dire: siamo stati accolti, non roviniamo. No? L'accoglienza, no? Roviniamo, insomma, questa bella situazione che si è venuta a creare, no? L'accoglienza, non dobbiamo, come dire, ci sono quelli che continuano a ringraziare, diciamo, il popolo congolese, quindi non bisogna generalizzare. Allora, dicevo che questa Costituzione, aiuta, dà un grandissimo aiuto ai Banyamulenge, e sicuramente anche questa Costituzione viene scritta da quelli che volevano continuare a governare il paese. Febbraio 2006 la Costituzione entra in vigore dopo un referendum a dicembre, un referendum un po' strano comunque, votato all'84%, non si sapeva neanche qual era il quesito. Vabbè, comunque non ci fu una campagna, diciamo, referendaria, diciamo così. Finalmente nel 2006 ci sono le elezioni. Ci sono le elezioni che Kabila vince, e qui metto tra virgolette vince contro Jean-Pierre Bemba al secondo turno. Vince lui, ci sono brogli, nonostante la presenza di tantissimi, voglio precisare, tantissimi osservatori arrivati dalla comunità internazionale, in particolare dall'Europa, un'amica, Donata Frigerio, che ama molto il Congo, che va spesso in Congo, che ci sta anche per tornare, che era osservatrice, così ha conosciuto il Congo. C'è stato anche Vittorio Arrigoni, che insomma, Vittorio Arrigoni è stato osservatore nel Congo nel 2006, me l'ha raccontato sua mamma Egidia Beretta, che saluto nella speranza che magari ci sta seguendo. Quindi anche Vittorio è stato lì. Ci sono i diari di Vittorio, della sua presenza, diciamo, in Congo. Ecco, Kabila diventa appunto presidente a tutti gli effetti, 2006. Le elezioni successive sono organizzate
sono organizzate nel 2011. Nel 2011 Kabila organizza le elezioni perché è un democratico, no? È un democratico, organizza le elezioni. E stavolta contendere come dire, il posto c'è un nostro vecchio conoscente, no? Etienne Tshisekedi, vi ricordate chi era Etienne Tshisekedi? Etienne Tshisekedi era, lo chiamiamo proprio lo storico oppositore di Mobutu e dei Kabila. Lui era primo ministro del governo in Congo quando fu arrestato, deportato, ucciso Lumumba. Poi dopo, insomma, con il suo partito ha fatto opposizione a Mobutu per tantissimi anni. Lui andrà a morire in Belgio, penso il 1 febbraio 2017. 2017. Di lui ho poche cose da dire, insomma, se non che alla fine era anche amico a Mobutu, era padrino del figlio di Mobutu. Veramente servirebbe anche un'altra puntata per parlare di lui, ma non ci soffermiamo su Etienne Tshisekedi, che voglio ricordare, è il padre dell'attuale presidente. Ma come siamo messi, signore? Vabbè, dopo il 2006 iniziano i momenti veramente molto molto difficili. Iniziano altre ribellioni. Vedremo che nel 2009, se non vado errato, voglio controllare questa cosa qui. Nel 2009, sì, il 23 marzo del 2009 c'è un ammutinamento di alcuni militari ruandesi, che si fanno chiamare congolesi, ma in realtà ruandesi, avete già capito, no? Che erano soprattutto all'est. Perché anche questo Kabila qui, Kabila Joseph, a un certo momento decide di dare un'altra impronta, no? Di cambiare un po' di seguire un altro percorso, un pochino lontano, diciamo, dal Ruanda, perché fa amicizia con la Cina, fa amicizia con tanti imprenditori, insomma, che vengono a comprare concessioni minerarie di cobalto e così via. Lui si avvicina veramente tanto dalla Cina, da cui riceve anche soldi, al punto addirittura che vende anche una delle miniere, la più importante di cobalto. Sapete che il Congo è il primo produttore mondiale di cobalto, il 60% di cobalto mondiale, che serve per le batterie delle macchine elettriche, si trova proprio in Congo. Ecco, quindi si allontana, diciamo, dal Ruanda, senza per questo rompere. Ovviamente il Ruanda non è molto molto d'accordo. Ecco, quindi fa dei cambiamenti nelle forze armate e come vuole spostare e cambiare un po' alcuni militari. Questi ultimi non sono d'accordo. Ecco, quindi c'è un ammutinamento il 23 marzo del 2009, proprio. Questo lì nasce quel movimento che si chiamerà Movimento M23, che veramente ha massacrato, incendiato, l'est del Congo, il Kivu. Vedremo più avanti alcuni esponenti, Boscon Ntaganda, ma parleremo anche di un certo Laurent Kunda. Magari ne parliamo più avanti. Però diciamo che dal 99, dopo circa 3 anni, c'è un mezzo divorzio con il Ruanda che porta di nuovo a una ripresa della guerra. Qui parliamo proprio della guerra del Kivu. Guerra del Kivu. Ecco,
Ecco, quindi capite che il Congo esce dalla colonizzazione, entra nella secessione, finisce la secessione, entra nella dittatura di 32 anni di Mobutu, esce da lì la prima guerra del Congo, la seconda guerra del Congo, la guerra del Kivu. Ecco, dal 2006 però, e 16, dal 2016 al 2018, succedono delle cose molto particolari. Come vi ho detto, c'è la guerra in Congo, soprattutto all'est. Un po' per purtroppo molta gente della parte ovest, no? Kinshasa, dicevano, quello è un loro problema, è un loro problema. Sembrava così, non tutti, non tutti. Però c'era questo problema qui, che la guerra all'est del Congo non veniva proprio sentita a Kinshasa. Non da tutti. Poi però arrivano i massacri nel Kasai, dei cosiddetti i Kamuina Nsapu, che è una sorta di ribellione. Ci sono dei massacri efferati. Stiamo parlando di centinaia, magari i congolesi mi possono aiutare, non ricordo, ma comunque numeri veramente drammatici, no? E l'ONU decide di mandare due esperti. Questi due esperti qua sono Zaida Catalan, svedese, e Michael Sharp, statunitense. Saranno massacrati nel mese di marzo 2017. Sappiamo che Kabila e i suoi sono dentro. Però non c'è stato nulla, la comunità internazionale, stiamo parlando, vabbè, non voglio dire che questi due qui valgano più di 6-10 milioni di congolesi, però per farvi capire quanto veramente la comunità internazionale faccia schifo, almeno per quanto riguarda il Congo, quando furono massacrati questi due esperti dell'ONU, si parlò giusto così per dire qualcosa. Ma non successe nulla. Anche perché nel 2010 c'era già stato il rapporto Mapping che denunciava veramente molti, molti crimini commessi, no? Commessi verso fine del regno di Mobutu e soprattutto durante la prima e la seconda guerra del Congo. Voglio ricordare che nel 2005 cominciarono a venire fuori delle fosse comuni e nel 2007 l'ONU inviò gli esperti che pubblicarono il rapporto Mapping il 1 ottobre 2010. 617 massacri catalogati, no? Crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di genocidio. E soprattutto nel 2016 scade il secondo mandato, diciamo, istituzionale di Joseph Kabila, perché vi ricordate, ha fatto 2001-2006. Dopo il colpo di Stato, senza mandato, un po' legittimato con il governo di transizione 2003, poi nel 2011 ci sono le elezioni truccate, nel 2011 ci sono le elezioni dove con Etienne Tshisekedi vince lui ovviamente di nuovo. Broglie, ovviamente la scadenza regolare era nel 2016. Ecco, Kabila fa quello che viene chiamato glissement, slittamento, nel senso che si rifiuta, tenta di cambiare la Costituzione,
Ovviamente il popolo inizia a manifestare, ci sono massacri ovunque, massacri ovunque. Nel 2016 abbiamo fatto una marcia da Reggio Emilia fino a Bruxelles, è arrivata l'8 dicembre 2016 al Parlamento europeo a Bruxelles. Il mandato di Kabila scadeva a fine dicembre. Successe una cosa molto strana. Mentre eravamo sicuri, quindi a fine anno, diciamo il 30, cioè il 20, 25, 30 dicembre 2016, che Kabila sarebbe partito, perché c'erano ormai manifestazioni in tutto il paese. Dico in tutto il paese, soprattutto nella capitale, perché veramente questo paese per cambiare serve una rivolta, perché non ce n'è uno lì di politici. Sono pochi veramente, sono pochi, pochissimi. Ma voglio dire che serve veramente un cambiamento, bisogna cancellare, bisogna proprio ripulire. No? Ecco, si stava lavorando per un sollevamento e sembrava proprio che Kabila fosse pronto a scappare. Però cosa successe? Il 31 Capodanno ci fu un accordo, insomma, cercato e facilitato dalla Conferenza Episcopale Congolese. Su questo veramente io ho molto rispetto per i vescovi, ho molto rispetto per la Conferenza Episcopale Congolese, molto, lavorano tanto, però sinceramente lì non dovevano prendere quella decisione lì, con la scusa che bisognava evitare uno spargimento di sangue. E vorrei anche ricordare che nel 2011 c'erano tanti osservatori della SENCO, quindi la conferenza episcopale, quindi che dimostrarono che Kabila non aveva vinto, e tutti quelli che mi stanno guardando congolesi oggi pro Tshisekedi lo sanno, e lo dicevamo insieme durante le manifestazioni perché eravamo uniti. In particolare vorrei ricordare il massacro del 25 febbraio 2018. Durante la manifestazione, quindi massacro perpetrato durante la manifestazione organizzata dal CLC, che era il Comité Laïque de Coordination, Comitato Laico di Coordinamento, comunque legato alla Chiesa Cattolica, diciamo laici, che avevano detto no, basta, 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 perché quindi Kabila 2006 rifiuta di andare via. La comunità internazionale comunque d'accordo, per noi stai tranquillo, anche perché va due volte alle Nazioni Unite a parlare come presidente della Repubblica Democratica del Congo, avendo un mandato scaduto. Onu, che vergogna, che vergogna. Non si dovrebbe mai ricevere qualcuno, un dittatore lì. Uno che ha un mandato scaduto, magari mi direte, non è l'unico dittatore, no? Insomma, la democrazia, non apro questa parentesi qua. Diciamo comunque che per 2 anni Kabila continua a governare col pugno di ferro, massacri e massacri e massacri. Rossi Chimanga, ma tanti altri, quel giorno, ma anche in quei giorni lì, venne ucciso, una pallottola, ecco. Le forze armate sono autorizzate a entrare nelle chiese, a buttare gas lacrimogeni nelle chiese, a maltrattare i fedeli, a maltrattare i sacerdoti. Sono tanti che sono morti sotto il regime di Kabila. Ok?
Vorrei anche segnalare questo altro fratello. Queste prima vi parlavo di Rossi Cimanga, che è questo qua, 22 febbraio 2018, mentre quest'altro qui è un attivista che era anche molto conosciuto, della Lucha, la Lutte pour le Changement, quindi è un movimento ormai radicato in tutta la Repubblica, movimento soprattutto di giovani, molti dei quali adolescenti, che lottano per chiedere le cose le più elementari, no? Per chiedere luce, acqua, ecco così. Venne ucciso il 10 giugno 2018. Ovviamente le vittime non restano lì, non si fermano lì. Finalmente nel 2018 ci sono le elezioni. C'erano quattro candidati, tre candidati, Martin Fayulu, Emmanuel Ramazzani, che era il delfino di Kabila, visto che non essendo riuscito a cambiare la Costituzione per avere un altro mandato, allora finalmente decise di indicare qualcun altro, e Félix Tshisekedi, figlio di Étienne Tshisekedi. Allora attenzione, qui vince Martin Fayulu, addirittura si parla di un punteggio di 61%. Questo secondo tanti osservatori della Senco. Poi il secondo è Emmanuel Ramazzani e ultimo Félix Tshisekedi. Ebbene, ci sarà un accordo, un deal, un accordo tra Kabila e Tshisekedi. Tshisekedi accetta di diventare presidente, quindi si allea, fa coalizione con il gruppo di Joseph Kabila, il suo gruppo si chiama FCC, mentre il gruppo parlamentare di Etienne Tshisekedi si chiama CASH. Quindi fanno questa coalizione, dove però a governare è Joseph Kabila, in quanto ha la maggioranza alla Camera dei Deputati, al Senato, ma anche tra i governatori delle province, perché li ha nominati lui. Non furono elezioni, diciamo, democratiche. Ci furono le elezioni proprio, diciamo, con la macchina che si chiamava la macchina a rubare, la machine à voler, e così Tshisekedi diventa presidente. Tshisekedi dopo 2 anni, oggi, e di lui che parleremo la settimana prossima, ovviamente. Qualche giorno fa ha fatto un appello, ha fatto una comunicazione alla nazione in cui diceva che non si trova più con questa coalizione perché non riesce a fare nulla. Non dice niente, dice tutto il contrario di tutto. Aveva promesso che avrebbe spostato, no, il quartiere generale delle forze armate all'est del Congo, l'aveva detto durante la campagna elettorale, non l'ha fatto. Adesso è appena stato all'est, l'ha detto di nuovo, non l'ha fatto, no? Ecco, quindi non parla questo rapporto mapping di cui parliamo, perché magari parte qualcosa, da qualcuno dovrebbe partire una richiesta, magari da lui. Ecco, di lui parleremo la settimana prossima. E tornando a Kabila, però vorrei ricordare che nei bui anni, dal 2009 al 2014-2015,
Ci furono delle ribellioni veramente cruenti. C'è stato l'M23, movimento del 23 marzo, spiegato che ci fu l'ammutinamento il 29 ma il 23 marzo del 2009, 2009, che poi quei militari lì, che erano come sapete ruandesi, i famosi Banyamulenge, no? E quindi vi cito solo questi due qui, Bosco Ntaganda e Laurent Nkunda. Laurent Nkunda venne arrestato nel 2000 e 2009, se non vado errato. Venne arrestato, aiutatemi cari congolesi, ma scelse di essere mandato in Ruanda, cioè lui diceva di essere congolese, però chiese di essere mandato, di essere consegnato in Ruanda, quindi è ruandese, vive ancora tranquillamente oggi lì, è ricercato, credo, dalla Corte Penale Internazionale, ma è ancora lì tranquillamente, non si muove, è ruandese, non si muove, quindi queste sono le testimonianze. Mentre l'altro, Bosco Ntaganda, sarà invece, che lui era chiamato Terminator, lui invece sarà alla fine arrestato, o meglio si consegnerà all'ambasciata americana a Kigali e sarà trasferito diciamo alla CPI, alla Corte Penale Internazionale, all'AIA, dove è stato condannato, penso per 28 anni o 38 anni, per crimini di guerra contro l'umanità, veramente poco. Ecco, quindi vedete, questo è quello che il Congo ha vissuto, che vive oggi e temo che continuerà a vivere ancora per un po', finché qualcosa non succede, perché io non vedo veramente con politici di questo tipo, parleremo di Tshisekedi, non voglio adesso iniziare un discorso su di lui, però serve veramente un cambiamento forte. Serve che il popolo veramente, come diceva Rossi Cimanga, il popolo vince sempre, e Tshisekedi Etienne diceva il popolo prima viene il popolo. Ecco qui. Perché il popolo continua a morire in un paese così ricco? La gente continua a morire. Ecco, mi voglio veramente scusare tanto perché siamo andati molto oltre. Io speravo di chiudere un po' prima, ma capite che oggi era veramente un po' particolare la puntata, perché parlare di Joseph Kabila, e vi posso garantire che avrò parlato neanche di un decimo di quello che magari bisogna conoscere su di lui. Magari la prossima volta vi darò anche magari dei libri che si può in qualche modo leggere per informarsi un po' meglio. Vi invito a informarvi un po' meglio su il movimento M23. Magari la settimana prossima, visto che Tshisekedi è ancora in carica e da poco, magari ritornerò un po' su la questione di queste ribellioni e la fine, diciamo, di Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe Kazembe Rembe. Ora, sinceramente, nome un po' strano, ma comunque un po' così. Figlio, non figlio di Laurent Désiré Kabila. Allora, facciamo così, e mentre vado a leggere i commenti, e magari se
No. Sì. Computer morto, cioè si in riavvio. Non capisco cosa sia successo. Mi si sente ancora? Allora, mi si è spento il computer, scusatemi, riavviato tutto, cioè non riavviato, ma comunque è andato in stand-by, non ho capito cosa. Non era aggiornato. È il bello della diretta, comunque sapete che sto facendo proprio da solo, quindi non ho regista, però andiamo avanti così. Allora, per respirare un po' e chiudere, proprio chiudere. Vediamo un po' la canzone questa di la canzone di Mama, 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 mama
Pepe Calé e Niboma. Niboma. Con la canzone Nina, Nina, ecco, torniamo da noi per chiudere. Veramente meglio non andare ancora avanti di troppo, perché veramente abbiamo esagerato. Prometto di ritornare su Pepe Calé la settimana prossima. Era chiamato l'elefante d'Africa, no? Veramente uno che ha fatto la succus music in Africa, ma anche nel mondo. Vi ricordo semplicemente, vi ricordo di mettere mi piace sulle pagine Facebook, di condividere questo video, di collegarmi al mio account Instagram e YouTube, perché probabilmente come dire, ci sposteremo su YouTube più avanti per semplificare un po' la visione delle dirette. E se avete delle domande, suggerimenti, tutte le cose che volete dire, scrivetemi a john.palisa@gmail.com. Insegnanti, magari scrivete se avete bisogno di fare collegamenti, no, con i vostri studenti, parliamone, insomma, vi posso mandare poi dopo un progetto, no? Ecco, qui veramente chiudo, chiedo scusa di nuovo a tutti voi, ho visto qualcuno scrivere interrotta, Vilma, non riesco però a leggervi tutto, insomma, devo trovare delle soluzioni tecniche, quindi adesso l'operazione è proprio perché devo capire alcune cose, computer, cosa, e devo gestire un po' di cose. Grazie, grazie mille. Ci vediamo la settimana prossima, penso oggi siamo il 19, siamo il 19 novembre, ci vediamo quindi il 26 novembre, quindi la settimana prossima, parleremo di Félix Tshisekedi, torneremo un pochino su anche sulle ribellioni M23, Laurent Nkunda e Bosco Ntaganda, vedremo anche, diciamo, cercheremo di capire che cosa succederà, insomma, perché Tshisekedi governa solo da 2 anni, cercheremo di capire che cosa succede nel 2023. Chiudo veramente ringraziandovi di nuovo della vostra presenza e fedeltà, come dire, condividete questo video. Quando era caduta la linea, so di avere detto delle cose magari che poi è tornato tutto quanto, però abbiate pietà. Ciao, pace, 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 e alla settimana prossima.